Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione sportiva. Ebbene, ieri si è giocato un turno infrasettimanale importante per il campionato di eccellenza. Risultati anche a sorpresa, con ad esempio la caduta del Giorgione in casa dell'Albignasego, risultati che hanno riacceso un po' le speranze di recupero in classifica sia dell'Arcella sia, magari perché no, anche del Bassano, che ha vinto 1-0 contro il Pozzonovo. Nel girone A il Montecchio si aggiudica 3-0 il derby contro lo Schio, il Villafranca continua a vincere e oramai insomma sembra tra virgolette aver ammazzato il campionato. Ma la giornata di ieri è stata anche l'occasione per fare dei ragionamenti, degli spunti interessanti sul futuro, sugli scenari futuri ad esempio del Bassano per quello che riguarda il futuro della dirigenza giallorossa, e poi parleremo questa sera anche del campionato di promozione. Tutto questo lo abbiamo chiesto a Federico Formisano di Calcio Vicentino, editorialista che spesso e volentieri è nostro ospite. Ebbene, a lui lasciamo il commento di questo turno infrasettimanale di eccellenza con tutte le altre valutazioni proprio sul futuro del Bassano e sui due gironi di promozione, il girone B e il girone D, che vedono protagoniste fra le altre la Marosticense e l'Union Eurocassola. Linea a Federico Formisano. Buonasera Alex e buonasera a tutti gli amici di Rete Veneta. Per quanto riguarda il girone A di eccellenza, io credo che domenica sarà una giornata veramente clou per tutti, sia per la zona promozione che per la zona retrocessione, perché innanzitutto ci sarà lo scontro diretto tra Montecchio e Villafranca. Villafranca continua a vincere dopo aver perso una sola partita in tutto il campionato, e la gara di domenica rappresenta quindi sicuramente un'ultima opportunità. Se il Montecchio dovesse vincere potrà continuare a sperare avvicinandosi a 6 punti, ma se dovesse perdere o pareggiare, credo che decisamente per il Montecchio sarebbe venuto il momento di occuparsi della Coppa, dove il Montecchio è impegnato in un cammino molto tortuoso e difficile, ma che potrebbe dargli la soddisfazione finale della promozione. Per quanto riguarda lo Schio, io ho seguito la partita tra Schio e Montecchio di mercoledì sera e devo dire sinceramente che lo Schio è stato anche un po' sfortunato. La gara si è messa in un certo qual modo dopo il gol iniziale di Casarotto, in cui ci sono state anche delle proteste dello Schio perché si riteneva che la palla non avesse varcato la linea di porta. E poi nel secondo tempo c'è stata anche un'espulsione e solo dopo lo Schio ha subito altre due reti e Montecchio ha dilagato. Ma devo dire sinceramente che in queste ultime gare lo Schio mi appare anche un po' sfortunato, visto anche la partita con il Mestrino, e devo dire sinceramente che qualche episodio ha girato contro alla squadra di Mister Baldi. Lo Schio però ha perso le ultime quattro partite non realizzando nemmeno un gol e subendone 9, il che significa che evidentemente qualche cosa che non funziona c'è. Devi tenere presente poi che domenica ci sarà una gara come Schio-Colonia, che diventerà a questo punto assolutamente decisiva, perché Colonia ha un solo punto meno dello Schio e se lo Schio dovesse vincere potrebbe fare quel salto in avanti che potrebbe servirgli poi per arrivare alla agognata meta della salvezza. Sta andando molto bene invece in questo girone il Cornedo, che da quando ha cambiato allenatore con Zenorini in panchina sta ottenendo dei risultati abbastanza brillanti e adesso è in una posizione di tutta tranquillità. Per quanto riguarda invece il girone B di eccellenza, dobbiamo notare questo, che nelle gare di mercoledì ci sono stati dei risultati sorprendenti per un certo punto di vista, perché le squadre che guidano la classifica, il Giorgione e l'Arcella, hanno ottenuto solo un pareggio con l'Arcella, mentre il Giorgione ha addirittura perso in casa dell'Albignasego. Sono risultati che non erano stati messi nel conto e c'è anche un indice di un certo rallentamento. Sta andando invece molto forte il Bassano, che ha vinto 4 delle ultime 5 partite
e da quando c'è stato il cambio in panchina si vedono degli effetti importanti sul Bassano, che sta ottenendo dei risultati che lo stanno portando in questo momento avanti in classifica. Non così avanti da come la vedo io per riuscire ad arrivare poi a un risultato finale. Mancano 8 partite alla conclusione del campionato e 10 punti da recuperare. Mi sembrano decisamente troppi per poter pensare che ci sia la possibilità di un aggancio, anche perché in realtà in mezzo ci sono altre squadre, quindi non è che il Montecchio debba fare la corsa solo su una squadra e sperare che questa magari abbia un rallentamento. Sta andando molto bene in questo girone anche il Camisano, che ha ottenuto ancora un successo anche mercoledì sera e che sta viaggiando su una media molto buona. Non penso che il Camisano punti alla promozione, ma punta sicuramente a fare un ottimo campionato e credo che ci stia veramente riuscendo. Parliamo adesso della situazione del Bassano. Allora, sì, è letto e si è visto che probabilmente Carlo Nervo rinuncerà alla presidenza, ma vedi, io sono abbastanza convinto che nel Bassano ci sia una struttura e un'organizzazione che sta crescendo con un gruppo di imprenditori che magari non vogliono comparire, hanno mandato avanti il presidente Campagnolo e lo hanno in qualche modo obbligato ad assumersi un ruolo di primo piano. Ma dietro c'è comunque organizzazione e struttura, e questi risultati che Bassano sta ottenendo nelle ultime partite, con questi 4 successi in 5 gare, stanno secondo me ricreando l'ambiente giusto, sia dal punto di vista della squadra, che finalmente pare avere trovato una quadratura, sia dal punto di vista del gioco, e sia anche per quello che è, diciamo, il rapporto con una tifoseria che sembra essere ritornata a seguire con grande entusiasmo la squadra del Bassano. Io sono abbastanza convinto che, al di là del fatto che Nervo accetti o non accetti la presidenza della squadra, ci sarà comunque un adeguamento importante, un cambio importante, e credo che si possa arrivare ad una soluzione positiva per l'ambiente con una società che sta crescendo. Io ho visto fare vari nomi in questo momento per la guida tecnica e anche a livello societario. Personalmente credo, per esempio, che Ezio Glerea abbia fatto un lavoro assolutamente importante a Marostica. Ha fatto crescere non solo la prima squadra, ma anche tutto il gruppo dei giovani. Ha creato un presupposto importante in questa società. Ha veramente fatto un cambio di mentalità, di cultura, e quindi potrebbe essere lui la persona giusta per portare avanti in modo strategico un cambiamento di linea anche a Bassano. Devo dire, tra l'altro, che Bassano non è cresciuto solo come prima squadra, ma sta anche impostando un bel lavoro a livello di settore giovanile, e quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per far bene. Allora, per quanto riguarda la promozione, diciamo che la Marostucense sta facendo veramente un campionato importante. Peccato solo che domenica non ha potuto giocare per dei casi di Covid che c'erano nel Marola, la squadra avversaria, e quindi ha dovuto fermarsi. Ne ha immediatamente approfittato la Rocca, che ha vinto la sua partita ed è passato in testa alla classifica, però con una gara in più. È un girone equilibrato dove anche il Sarcedo e il Chiampo stanno facendo bene. Secondo me però sarà un testa a testa tra le due squadre che abbiamo menzionato, la Marosticense e la Rocca. La Marosticense con un gruppo di giovani veramente importante e la Rocca con uno squadrone preparato e fatto per vincere il campionato. Sicuramente ci sarà molta attesa per capire chi arriverà in porto. Nell'altro girone invece sta andando molto bene l'Eurocalcio, che ha vinto ancora e che, da quando è iniziato il girone di ritorno, sembra aver ripreso il ritmo che aveva avuto nelle prime gare del girone d'andata. Eurocalcio è una società molto seria, molto bella, molto preparata, e sta facendo veramente un campionato che potrebbe portarla a grandi soddisfazioni, a cui tra l'altro è abituata, perché già in passato l'Eurocalcio ha fatto parte dei campionati più importanti per le nostre categorie.
Per quanto riguarda invece le altre squadre vicentine, il Rosà e il Valbetta si sono incontrati domenica, io ho assistito alla partita, devo dire che è stato uno 0-0 e dopo 10 minuti si intuiva che poteva essere quello il risultato finale, perché le due squadre sono state molto brave a chiudere tutti gli spazi e hanno ottenuto quel risultato che probabilmente era nelle loro aspettative. Stanno andando verso una salvezza tranquilla e già questo è un buon risultato.